Le notizie di oggi sabato 23 febbraio, fine settimana di anteprima per il Carnevale di Sciacca 2019. Oggi pomeriggio l'appuntamento con la conferenza stampa di presentazione al Museo del Carnevale, nel corso della quale la Futurist, società organizzatrice insieme all'amministrazione comunale e al dirigente del settore, ha presentato il programma e altri dettagli dell'importante evento. Domani sera sarà la volta di Arrivo la Festa, prevista alle ore 20:30 nello spazio dell'auditorium dell'Istituto Amato Vetrano in Contrada Marchesa. Politica e moto per dire no al progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto a biometano nel territorio di Sciacca. Il deputato regionale del PD Michele Catanzaro annuncia di avere già presentato un'interrogazione parlamentare. Per i consiglieri comunali Calogero Boni e Giuseppe Migliotti, il comune di Sciacca può e deve fare di tutto per bloccare il progetto, come è avvenuto in passato. Appello al sindaco in questa direzione anche da parte dell'ex primo cittadino Mario Turturici. Ho fatto un sogno, il titolo della nuova iniziativa in programma domani, volta al recupero della Villa Comunale Ignazio Scaturro di Sciacca, organizzata dal Comitato Pro Villa Scaturro. Si tratta di un seguito della manifestazione iniziata lo scorso ottobre, che domani si concretizzerà con l'inaugurazione della nuova pompa idraulica per la vasca delle Oche, acquistata con una raccolta fondi di 2.000 euro circa. Si è parlato di sprechi alimentari oggi al Falzello nell'ambito di un'iniziativa del Rotary Club. Si tratta di una campagna più ampia del Club Service per avvertire la popolazione su quelle che sono le conseguenze dello sperpero di cibo. Coinvolti alunni del primo circolo didattico Giovanni XXIII, del secondo circolo Sant'Agostino e dell'istituto comprensivo Dante Alighieri. 7 scatti per rappresentare le barriere muro in tutte le sue sfaccettature, ma anche la voglia, la volontà e la spinta per superare questo ostacolo alla nostra percezione. Questo è l'obiettivo di Oltremuro, mostra fotografica che sarà inaugurata domani al Castello Luna di Sciacca. L'autore è Flavio Tiberti, che ha esposto in gallerie di tutta Italia. Calcio, campionato di prima categoria. Lo Sciacca domani pomeriggio giocherà allo stadio Gurrera contro il Palermo Calcio Popolare, 19ª giornata del torneo. La squadra palermitana occupa la terza posizione in classifica, avversario da non sottovalutare per i saccensi, che guidano la graduatoria del girone A del campionato con 7 punti di vantaggio sul Cinisi. Tennis, domani a Sciacca tappa Saccenza del FIT Junior Program. Si prevede l'arrivo a Sciacca di circa un centinaio di piccoli tennisti di 10 e 12 anni provenienti da tutti i circoli della provincia. Si tratta di un'iniziativa della Federazione Tennis organizzata a Sciacca dal locale circolo Passione Tennis. Grazie, restate su Corriere di Sciacca, buon fine settimana. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.